neanche questo giorno di pace e tranquillità non è stato possibile non funestare episodi tipo l'incidente stradale che abbiamo appena visto e ho ripreso. Io col sottofondo musicale di Bjork attraverso la città che pensavo meno trafficata. In realtà sono le 9:15 circa e come potete vedere non è affatto deserta Milano. E dire che non siamo neanche in centro, ma siamo sui viali che in questo tracciato concentrico della città rappresentano in qualche modo le linee esterne. Avevo deciso di tacere oggi, di tenere la parola a freno, di rilassare le corde vocali, ma non ci riesco. Perché in realtà parlare mi rilassa, produce delle vibrazioni sulla scatola cranica che si ripercuotono beneficamente sul cervello. Così la mia favela appare più sciolta in questi giorni di relax totale, in cui anche persino al lavoro non ci si stressa più di tanto. Perché i flussi di clientela non sono paragonabili a quelli dei giorni pieni dell'anno. La circolare destra attende di partire seduta e appare come seduta alla panchina di un parco come un anziano in attesa della morte. La grande Bjork mi rilassa con le sue melodie islandesi. E il suo inglese da immigrata a Londra. La luce del tramonto mi accoglie. I palazzoni di Corso Lodi hanno quasi tutte le finestre, le persiane abbassate. Delle due l'una, o sono tutti in vacanza o sono rinchiusi in casa fingendo di essere in vacanza. Qualche raro bar aperto, extracomunitari che non sanno dove andare, non restano in casa per non morire di caldo, bevono un po' di birra in compagnia di amici dell'ultima ora.